loro non sanno di che parlo. Vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. Hola amigos, amanti del cajón, del drumming, come la sottoscritta. Oggi parliamo di un argomento che non ho mai usato, di cui non ho mai usato parlare in questi 8-9 anni di podcasting: l'invidia. L'invidia è un sentimento orribile, penso che sia uno dei sentimenti più orribili di questo pianeta. E perché parlare dell'invidia? Boh. No, a parte gli scherzi. L'invidia può praticamente vieni fuori in due modi. Quando sei un batterista principiante, puoi avere invidia di chiunque sia più a un livello più alto del tuo e abbia strumentazioni, abbia batterie, abbia semplicemente il pedale della gran cassa più decorato del tuo, sappia suonare meglio di te. E in questo caso è una cosa molto brutta. Cioè, non lo dico banalmente, ma l'invidia è veramente uno dei sentimenti più orribili che possa esserci nella musica. Soprattutto se noi consideriamo che nella musica ognuno di noi ha i suoi tempi. Ognuno di noi ha i suoi tempi di apprendimento, ognuno di noi impara coi suoi tempi, ognuno di noi col suo tempo sa tirar fuori le cose dal proprio strumento. Quindi vedere l'orto del vicino in questi casi non è sempre così bello, cioè essere invidiosi degli altri, cioè solo perché magari hanno dei set più costosi del tuo. Cioè, allora, primo non saprete mai la sua storia, la storia di quest'altra persona che ha set magari più potente, più ricco, più costoso del vostro. Non saprete mai la storia di questa persona, quindi invidiarla mi sembra una cosa un po' stupida, cioè francamente mi sembra una cosa stupida, perché si possono tirare fuori delle cose bellissime sia da un set da pochi euro, nel senso, si possono tirare fuori cose meravigliose anche da set che costano il prezzo basico. Non serve per forza avere i set placcati in oro per suonare la batteria, credo. Cioè, questa è una cosa che mi dà fastidio, mettere sempre, cioè lamentarsi sempre delle cose che non si hanno, più che altro nella musica, e più che altro vedere sempre gli altri come persone che sono più avanti di noi e dire: ah, ma io non riuscirò mai a essere come lui, senza fare niente, cioè rimanendo fermi lì, senza fare assolutamente niente, senza migliorare la propria situazione. Non è bello invitare gli altri. Gli altri magari studiano batteria da 30 anni, tu studi batteria da 2 anni, 2-3 anni, e dici: ah, come vorrei essere come lui, che sa già suonare Smoke on the Water, per esempio. Cioè, l'invidia è brutta per questo, ti porta a fare castelli in aria, ti porta a fare ragionamenti stupidi, come dire: ah, ma se io fossi come lui. Cioè, cosa vuol dire, primo? Cosa vuol dire se io fossi come lui? Ogni persona è bella, ogni persona è speciale, ogni persona è diversa dall'altro, proprio perché ha un modo di lavoro, un metodo di lavoro. È un modo di pensare alla batteria letteralmente diverso dal tuo. Ci sono persone che, ripeto, studiano batteria solo per, tra virgolette, entrare nelle band, magari lavorarci, guadagnarci qualche soldino e magari viverci. Certo, vivere di batteria è difficile, me lo dice sempre il mio insegnante di batteria. Cioè, ma da qui avere tu, parlo a te, batterista principiante, avere invidia. I batteristi principianti sono le persone più, tra virgolette, invidiose, forse non è neanche invidia.
Allora, se un conto è se, ah, quanto sarebbe bello se un giorno suonassi come lui, e la storia finisce qua. Però quando cominci davvero a invidiare gli altri solo perché ti gira che devi, cioè, vuoi la perfezione, se vuoi la perfezione assoluta, cioè, ognuno di noi raggiunge la perfezione lavorando e studiando tutto l'anno e facendosi un, permettetemi, un cederino quadro in maniera diversa, invidiare gli altri, cioè, non è giusto, penso che non sia giusto, perché ognuno di noi ha la nostra storia, ognuno di noi ha il rapporto con lo strumento, ognuno di noi, anzi dalle persone che sono più avanti di noi, bisogna solo chiedergli non come si fa a arrivare fino lì, non è questo il punto, bisogna semplicemente chiedergli, ah ma, cioè, mi può dire qualche dritta, cioè puoi darmi qualche suggerimento per arrivare al tuo livello, certo invidiarli non è proprio una delle opzioni migliori di questo pianeta. Lui o lei saranno ben contenti di dirti, con la batteria ho studiato così e così e così, ho lavorato tutta la mia vita da batterista in modo da fare questo, 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 questo. Poi ti dà delle idee, ti dà delle dritte, ti dà dei suggerimenti, insomma, per migliorare anche il tuo stile di suono. Che poi ognuno è diverso, il tuo stile di suonare la batteria, per esempio. Io non posso parlare di suonare la batteria perché, cioè, ancora non la suono perfettamente. Però un giorno, se arrivassi a un livello tale di batteria, e magari entrassi in una band non da cagionista ma da batterista, io essere sincera proprio con tutti, cioè perché io sono una persona sincera, le cose ve le dico come stanno, io non sarei mai invidiosa degli altri, neanche se hanno la tamma placcata in oro e il pedale della gran cassa dell'Iron Cobra che costa un botto da solo. Non è che bisogna sapersi accontentare, non è questo. Però l'invidia a un certo punto non va di pari passo con la musica. Sono due cose che non stanno insieme. Cioè, crolla tutto il. Se tu studi musica, anche con l'idea di non lavorare su te stesso, in modo. E anche sull'idea di non dover per forza, cioè l'orto del vicino, cioè, l'orto del vicino non lo conosceremo mai, cioè là fuori, soprattutto con le persone che non conosciamo, essere invidiosi è una brutta cosa, cioè una brutta, secondo me con la musica è una bruttissima cosa, bisognerebbe proprio sentirsi raccontare le loro storie e sentirsi contenti di già quello che si può fare, paradossalmente, cioè saper essere contenti delle cose che si sono guadagnate nel corso della propria vita. Questo penso, perché l'invidia non serve a nessuno. È un sentimento orribile, penso che sia, ripeto, uno dei sentimenti più orribili di questo universo mondo. Anche io, per esempio, quando avevo problemi con la matematica al liceo, cioè, ho avuto invidia di altre persone che sapevano fare la matematica molto meglio di me, sapevano fare le verifiche di matematica molto meglio di me. Io prendevo sempre uno in matematica l'ultimo anno perché mi hanno tolto il sostegno. Cioè, però io avevo fatto un programma individualizzato, avevo il sostegno e tutto. Quindi anche io a un certo punto, cioè, col programma individualizzato avevo 10 in matematica, è ovvio, perché era un programma fatto per me. Poi comunque l'ultimo anno avevo sempre avuto l'invidia delle altre ragazze che prendevano voti più alti dei miei. Ma a un certo punto, cioè, sono uscita dal liceo e ho cominciato a dire adesso me la faccio da sola. Cioè, tutta l'università. Tra l'altro, quando ho cominciato con l'università, con la triennale, ero anche nei primi anni di Cajon. Quindi immaginate voi cominciare l'università e cominciare il Cajon parallelamente, cominciare a imparare uno strumento mentre si sta facendo anche l'università, cioè, ragazzi, credetemi che non è stata facile, cioè,
Per quello che odio l'invidia, cioè per quello che la odio, perché proprio non ha senso. Cioè, ragazzi, non ha senso. Ci saranno sempre, ripeto, persone più ganze di voi, per non dire la parolaccia su YouTube, che avranno 400.000 cose diverse da voi, ma magari si sentiranno anche sole. Cioè, magari si sentiranno delle persone. Non è che si sentiranno sole. Perché comunque hanno costruito la loro vita sugli strumenti che suonano. E sono invidiosi loro perché alla fine noi agli occhi degli invidiosi siamo ancora delle persone normali. Perché dedicarsi tutta la vita a uno strumento, arrivare ad avere un ingaggio, non è che hai finito lì, cioè vai avanti ancora, cioè devi continuare a studiare, quindi l'invidia non serve, una cippa. Perché comunque tu devi continuare comunque a studiare, anche se tu arrivi a degli alti livelli di drumming, per esempio. Cioè, devi continuare sempre a tirare fuori il meglio di te stessa e continuare a studiare sempre, costantemente. La vita si studia tutti i giorni, tutto il giorno. Cioè, l'invidia non serve, ti ripeto, non serve proprio. Anche io, cioè. Piacere, cioè io ho preso tanti 30 nella, cioè non, la persona non fa il voto, non ho detto questo. Le persone non fanno i voti, bisognerebbe anche dire questo, che le persone non fanno i voti. Cioè, ognuno di noi ha una storia diversa alle sue spalle. Ognuno di voi ha la sua storia. Non puoi, cioè, poi ci sono i pregiudizi, sempre i famosi pregiudizi che vengono a galla. Questa persona qua si farà in mazzo tutti i giorni perché lei suona la batteria tutti i giorni. Cioè, che cavolo ne sa, cioè, che cavolo ne sappiamo? Magari questa persona lavora 50.000 ore al giorno e non riesce neanche a suonare la batteria. Magari è portata per la batteria, indipendentemente dal fatto che, cioè, lei magari studiava batteria da giovane, magari la studia da adulta, magari è ancora più brava di quando era giovane, cioè, che ne sappiamo noi. Ci sono batteristi che studiavano batteria da giovane, poi tornano da giovani, poi tornano a studiare batteria da adulti, magari sono avvantaggiati per carità, perché l'avevano fatta da piccoli, da ragazzini. Cioè, ragazzi, è normale che ci sia l'invidia. L'invidia c'è, soprattutto in un mondo dove le persone crescono in base ai like e alle views dei video di YouTube. Ma la musica non è questo. Se io avessi, allora, consideriamo il fatto che se io avessi davvero basato il mio canale YouTube su like e visualizzazioni, me ne sarei già andata. Perché non è quello. Il mio canale non è nato per quello, non è nato per like e visualizzazioni. Il mio canale è nato soprattutto per portare i Cajón nel mondo. Nel mondo, insomma, nel mondo dell'internet, perché non c'erano canali di Kaon quando io ho aperto il mio canale. Non c'erano canali, cioè sì, c'erano, però raccontare la propria vita col Kaon di video, cioè di canale YouTube non ce n'erano. Poi comunque nel drumming è normale che un'altra persona, cioè io stessa quando vedo gli altri che suonano meglio di me, cavolo, cioè non è che dico sono invidiosa, dico quanto vorrei sapere suonare la batteria così tanto per essere in grado di suonarla come loro. Quanto mi piacerebbe, fa figo. Quanto mi piacerebbe essere in una band come batterista invece di essere come cajonista. Cioè, ma cacchio! Il Cajón io sono 9 anni che lo studio, batteria sono 2 anni che la studio. Cioè, non posso. Cioè, bisogna aspettare l'attesa. L'attesa fa crescere il nostro modo di suonare, ovviamente, e ci rende più consapevoli di quello che siamo. Perché guardare sempre l'orticello degli altri fa male. Soprattutto, ho imparato nella mia vita. Guardare sempre l'orticello degli altri fa male. Punto. Questo è il punto. Più che altro anche gli insegnanti, bisogna prendere dagli insegnanti le cose che loro hanno assorbito nella loro vita, non come delle spugne, nel senso proprio assorbito a livello emozionale, a livello di storia con gli strumenti, soprattutto, e anche da altre persone che sono alla batteria. Quando io vado a vedere le band,
Non è che mi è venuto mai in mente per lo schiribizzo del cervello di dire, ah, come vorrei essere in grado di suonare la batteria come te. Certo, ci sta la battuta. Cioè, ragazzo mio, come sei bravo a suonare la batteria, cioè, ci sta. Però, ragazzi, io ho due sani principi, non giudicare mai e non invidiare gli altri. L'ho capito in 9 anni di cajon, alla buona ora, cioè. Però questo è il punto. Un altro punto molto importante, molto... Molto, molto, il punto cardine della musica è questo. Cioè, se poi tu studi, non avrai problemi di questo tipo. Un giorno, cari drummer, vi auguro di arrivare a suonare drummer principianti. Vi auguro di suonare in una band anche col pedale della gran cassa più placcato in oro di questo modo, di mondo. Con la Yamaha più costosa di questo mondo, non la moto intesa come bici, oggi do i numeri, come batteria. Cioè, vi auguro sempre di rimanere umili, perché l'umiltà è la prima cosa nella musica, l'umiltà. Anche se tu sei seduta sul seggiolino della dama più costosa di questo universo mondo, la prima cosa è l'umiltà. L'umiltà nei confronti degli altri, nei tuoi confronti e nei confronti dell'insegnante che ti sta insegnando a suonare la batteria. Quindi, cioè, assorbire la storia dei vostri insegnanti. Questo è il consiglio che vi do oggi, in modo da non diventare invidiosi degli altri. Cioè, l'invidia è una cosa che non sta con la musica. L'invidia non è una cosa che sta con la musica, vi ripeto. Non lo è per un par de ciuffoli. Cioè, se voi cominciate a studiare batteria con l'idea di invidiare gli altri, non va bene, non va proprio. Non ci siamo. Come se voi diceste, guarda quello lì, pieno di tatuaggi, pieno di piercing, pieno di questo, pieno di quell'altro. Però, cioè, ragazzi, voi non siete come gli altri, cioè ogni batterista di questo mondo è diverso, è una persona diversa dall'altro, studia in maniera diversa, si approccia in maniera diversa al set, si approccia in maniera diversa ai brani, soprattutto perché 400.000 versioni di una canzone, cioè, ho visto nella mia vita. Cioè, in YouTube tutti i giorni vedo i video di drumming, vedo i video di cajon. Ovviamente per farci podcast. Quindi vedo 400.000 versioni diverse di Smell, Light and Spirit tutti i giorni, ne vedo. Ragazzi. Ho visto 400.000 versioni diverse di Smell, Light and Spirit, della canzone di uno dei brani fondamentali di Nirvana, cioè. Ho visto 4.000 versioni di Begging, che poi la maggior parte delle volte associate ai Maneskin, ma vabbè. Begging non è dei Maneskin, è dei Madcon. Vabbè, comunque, ho visto, cioè io le vedo quotidianamente le storie di batteristi, le vedo quando vado dai miei insegnanti di batteria, le vedo quando conosco le band, quando vado a vedere le band in giro, le vedo con i miei occhi, poi le racconto su YouTube, cioè comunque le vedo. Anche ieri sera stavo parlando con una batterista che ha suonato in una band. E suonano una band più o meno da una trentina d'anni, sì, 30 circa. E lei mi racconta le cose che succedono all'interno della sua band, tutte le dinamiche delle band che magari affronteremo in un prossimo podcast quando ricomincerò anch'io con la band, perché le band cominciano a gennaio purtroppo, quindi mi sa che le farò da gennaio 2025, segnatevelo sul calendario che cominceremo anche con i vlog di una cajonista in una band. Soprattutto racconteremo un po' le dinamiche delle band, eccetera, eccetera. Quindi cominceremo a fare un po' anche dei podcast interessanti, molto più interessanti di questo. Cioè, ragazzi, questa è la cosa che volevo dirvi oggi, un podcast straordinario, soprattutto in questo momento in cui i batteristi ricominciano con le band. In questo caso in cui le persone ricominciano con i corsi di batteria. Questo è, se non siete umili, non andrete mai da nessuna parte, non ve lo dico. Però il vostro percorso sarà molto, molto, molto più difficile, lastricato di sassi.
Ci inciamperete sui sassi se non sarete delle persone umili. Io l'ho sempre pensato fin dall'inizio, fin da quando ho iniziato col cajon. Quindi, sono la persona più umile di questo mondo, ci metto la mano sul mio cajon, veramente sui miei cajon. Quindi, spero di non essere stata troppo polemica, cioè non era una polemica la mia, erano di discorsi nati da una chat con una batterista ieri sera, cioè non è che volesse essere chissà cosa, cioè solo per dirvi che l'invidia a me in generale non è mai piaciuta in tutta la mia vita, in quasi, cioè da quando ho cominciato con le percussioni in generale, a me l'invidia, cioè poi a qualcun altro magari la pensa diversamente da me, ma sono solo mie opinioni personali riguardo un tema che potrebbe essere sbrutolato in altri 150.000 modi, ma noi forse non abbiamo così tanto tempo. A presto per il prossimo episodio del lato oscuro del drumming, in questo caso, perché non è proprio occasionismo, occasionismo, però potrebbe essere l'inizio di una nuova serie del lato oscuro del drumming. Se riesco a trovare un po' di cose misteriose legate al drumming, misteriose perché non si può dire la parola, più oscure. Delle cose oscure legate al drumming, il lato oscuro del drumming. Bello questo argomento, è un argomento molto stimolante secondo me. Quindi ci sarà anche tanto da dire su vizi e su cose strane dei batteristi. Chiederò a qualche mia amica che suona la batteria da più anni di me, magari cercherò di fare dei podcast. Ah sì ragazzi, qua si comincia a picchiare duro. E quando il pic quando Quando, com'è che si dice? Quando il gioco si fa duro, i drummer cominciano a picchiare. Ciao!